Cari colleghi, benvenuti. In questo tutorial vedremo come utilizzare al meglio Hangouts Meet per svolgere le nostre lezioni in modalità sincrona. Accedere ad Hangouts Meet ci sono due possibilità: l'accesso tramite l'evento di Calendar e l'accesso tramite la dashboard della G Suite. In entrambi i casi, è prioritario aver fatto l'accesso al nostro account G Suite, composto da, vi ricordo, nome.cognome, chiocciola, icfantappie.info, e aver creato su Calendar l'evento con la lezione pianificata. Vediamo la prima opzione. Dal nostro account apriamo la dashboard di G Suite e scegliamo Calendar. Ed ecco che ci appare il piano settimanale delle lezioni della nostra classe. Clicchiamo quindi sulla nostra lezione e clicchiamo su Partecipa con Hangouts Meet. Si viene reindirizzati immediatamente all'esterno della nostra aula virtuale. Come vedete, qui in alto la nostra lezione possiede un codice. Quindi, facendo clic su Partecipa, entriamo nella lezione, ma questo lo vediamo successivamente. Chiudiamo momentaneamente e prima di chiudere Calendar, copiamo questo codice, che è appunto il codice che contraddistingue la nostra lezione. Torniamo nel nostro account e apriamo nuovamente la nostra dashboard. Questa volta scegliamo direttamente l'applicazione Meet. Questa è l'immagine di copertina di Meet che cambia ogni volta utilizzando delle foto d'autore e andiamo a cliccare su Partecipa a una riunione o Avviala. Nella finestra che si apre andiamo ad incollare il codice che abbiamo copiato da Calendar e facciamo clic su Continua. Anche in questo caso siamo arrivati all'esterno della nostra classe, pronti per iniziare la nostra lezione. Quindi, sia che ci siamo arrivati attraverso Calendar, sia che ci siamo arrivati attraverso l'app di Meet, la meta è sempre questa. Quindi, clicchiamo su Partecipa e la prima volta che accediamo dovremmo dare il consenso all'utilizzo del microfono e della videocamera. Che il microfono è attivo, lo vedete da queste onde concentriche attorno all'iniziale del nome. E quindi siamo online, pronti per fare la nostra lezione. Adesso andiamo ad analizzare la classe e andiamo a vedere gli strumenti, che abbiamo a disposizione. Clicchiamo sui tre pallini in basso e vediamo le diverse opzioni. Allora, registra riunione è una funzione molto importante perché ci permette di registrare la lezione che verrà salvata come file video in formato MP4 direttamente nel drive del docente. Questo file sarà condiviso anche nei drive di tutti i partecipanti. L'opzione di registrazione è stata attivata dal team di Google in questa situazione di emergenza e sarà disponibile fino al 20 luglio. Registrare la lezione potrebbe essere utile nel caso in cui ci siano alunni assenti, che così avrebbero la possibilità di usufruirne ugualmente. Prima di avviare la registrazione è molto importante accertarsi che tutti gli alunni partecipanti abbiano la videocamera disattivata e questo per garantire la privacy di tutti. Quindi, cliccando su Registra, accettiamo la richiesta di consenso e quindi vedrete che si attiva il pulsante quassù in alto della registrazione. Per interromperla, basta ricliccare sul menu Interrompi la registrazione.
Andiamo a vedere un'altra voce del menu e vediamo Modifica layout. Modifica layout ci permette di scegliere la visualizzazione dello schermo e la disposizione dei partecipanti alla riunione. Potremmo scegliere di visualizzare lo schermo grande al centro e i partecipanti piccolini sulla destra, piuttosto che una griglia più grande con varie immagini, a seconda appunto della nostra necessità. Attiva sottotitoli è una funzione molto importante, ma funziona soltanto in lingua inglese e quindi potrebbe essere un valido aiuto per i colleghi di lingua. Attraverso le impostazioni invece possiamo andare a settare le caratteristiche del microfono e della videocamera. Ora vediamo il menu che sta in alto. Qui possiamo vedere il numero dei partecipanti. Se noi clicchiamo, troviamo l'elenco dei partecipanti alla lezione. In questa lezione di prova c'è un docente e uno studente. E vedete, è visibile che il microfono dello studente è disattivato. Da quest'altra parte invece abbiamo la chat attiva. La chat permette di scrivere messaggi nella appunto lezione e vengono letti sia dal docente che dagli studenti e i ragazzi appunto possono utilizzare questa chat per comunicare durante la lezione o anche per chiedere la parola, quindi utilizziamo questa chat come una sorta di alzata di mano virtuale. Nel momento in cui un ragazzo manderà un messaggio, avremo la notifica con un pallino e il numero qui nell'icona appunto della chat. Ora vediamo invece un'altra funzione importante che è quella di Presenta ora. Attraverso questo pulsante Presenta ora, noi infatti abbiamo la possibilità di far vedere ai nostri ragazzi lo schermo, il desktop del nostro computer e quindi del materiale che possiamo condividere con loro, come in classe facciamo attraverso la LIM. Quindi clicchiamo su Presenta ora e abbiamo due opzioni di scelta. Nel primo caso avremmo la visualizzazione dell'intero schermo del nostro desktop, mentre nel secondo caso abbiamo l'opzione della scelta delle finestre. Quindi in questo caso forse è più utile e consigliabile anche perché Meet non permette di visualizzare altro in questa finestra in cui è aperto e quindi è necessario comunque aprire una finestra nuova sul nostro desktop da far visualizzare. Scegliamo una finestra e andiamo a scegliere quale finestra vogliamo condividere. Per esempio, vogliamo condividere in questo caso l'immagine di Paint. E quindi vedete come si apre e dove io posso lavorare e questa stessa visualizzazione la vedranno i ragazzi. Come vedete, la presentazione appare all'interno della lezione come se fosse un altro utente. Per interrompere la presentazione basta cliccare su Interrompi condivisione. Chiudiamo la finestra e siamo tornati alla nostra schermata iniziale. Un'altra funzione molto importante è questa. Sempre in questo menu basso vedete che qui nei dettagli della lezione, in questo caso una lezione di geografia, c'è un attach. Che cosa significa? Significa che il docente ha preparato degli allegati, del materiale allegato che può essere utile alla sua lezione e quindi l'ha allegato per farlo utilizzare agli alunni. Come si attiva questa funzione e come si fa? L'allegato si prepara da Calendar. Quindi clicco sull'evento per modificarlo, scendo in questa parte bassa, clicco sull'attach e vado a scegliere l'allegato. Nella finestra di caricamento posso scegliere tra il mio Drive o tra carica dal mio computer. Quindi seleziono un file dal dispositivo. Lo carico
in questa maniera lo troverò allegato al mio evento. Clicco su Salva e scelgo di inviare un'email di aggiornamento agli invitati. Mi chiede di condividere appunto questo allegato, quindi inviterò lo studente a condividere l'allegato. Dopodiché, appunto, nella mia lezione, troveremo appunto l'allegato disponibile. Eccolo qui, abbiamo due allegati a disposizione per la nostra lezione. Una volta che abbiamo terminato, la lezione, occorre per prima cosa assicurarci che tutti gli alunni siano usciti dall'aula e che quindi si siano disconnessi. Il docente, mi raccomando, deve uscire per ultimo e per interrompere la lezione basta cliccare sulla cornetta rossa. Nel caso in cui, fosse uscito per errore, basta per rientrare rifare la procedura iniziale, ovvero o tornare su Calendar e cliccare sull'evento oppure direttamente dalla dashboard di Meet inserendo il codice. Anche per questo video tutorial è tutto, spero che sia tutto chiaro e vi auguro buona video lezione.